In attesa di trovare la prima vittoria nel girone H di Serie D, il Molfetta mette a referto i primi due gol stagionali del suo centravanti Giuseppe Tedesco. L'attaccante 25enne, un passato con Foggia, Team Altamura e Audace Cerignola, festeggia però a metà. Avrebbe voluto che i suoi centri fossero fondamentali per superare il Gladiator, che ha però imposto il 3-3 sul campo del Poli, andando anche 3 volte in vantaggio. I miei due gol sicuramente li dedico ai miei cari, che mi sono sempre vicino, mi hanno sempre sostenuto anche nei momenti di difficoltà. Sono felicissimo. Sicuramente sono meno felice per il risultato, perché per quello che facciamo durante la settimana, per quello che facciamo da inizio ritiro, sicuramente meritavamo qualche punto più, e sicuramente con il lavoro penso che arriverà la vittoria che ci meritiamo, cioè che si merita tutto l'ambiente. Il rendimento del Molfetta nei primi 540 minuti di campionato parla chiaro. Alle due sconfitte nelle prime due uscite contro Matera e Barletta, la squadra allenata da Renato Bartoli ha reagito solo in maniera parziale. Pareggi contro Puteolana e Nardò, oro cambolesco in casa contro il Fasano, pari domenica contro il team di Santa Maria Capua Vetere. La difesa subisce tanto, già 13 gol al passivo, più di due per gara, e nemmeno il sesto attacco del girone con 10 centri sta permettendo un'inversione di rotta. Sono 6 partite, 3 punti, quindi diciamo la classifica parla chiaro. Però io sono dell'idea che bisogna essere positivi, bisogna avere diciamo sempre il piglio giusto, anche nelle difficoltà, vedere le cose positive. Sicuramente l'obiettivo iniziale era quello di raggiungere i playoff, però penso che sia ancora presto per definire una classifica, quindi noi lavoreremo giorno dopo giorno per raggiungere l'obiettivo prefissato. Domenica sarà sfida al Lavello, formazione che non ha avviato al meglio la sua stagione e precede di un solo punto a quota 4 il Molfetta. In casa la squadra lucana ha ottenuto un solo pareggio su tre uscite contro Martina, Casarano e Nardò. Sicuramente domenica abbiamo una partita difficilissima con una squadra di categoria, con giocatori di categoria, che sicuramente noi andremo lì per fare la nostra partita, per tutto quello che fa la società, lo staff e noi calciatori ci meritiamo questa gioia.